Ora a Torrita, una frazione di Amatrice, riapre in una casetta di legno il bar, il punto di ritrovo per i pochi che sono rimasti in un paese devastato dal terremoto e dove a 6 mesi dal sisma tutto è rimasto com'era dopo la prima terribile scossa. Sentiamo. Era dei miei avi, diciamo, di mia nonna, mia bisnonna, è stata sempre una locanda, antica locanda. Autorità. E poi adesso il terremoto e poi il terremoto ci ha buttato giù tutto. Sì. Per fortuna, signora, che oggi almeno c'è un segnale di rinascita, perché sì, Alessio sì, ha ideato di fare questo nuovo bar qui, questa casetta di legno, che peraltro è l'unica casetta di legno che c'è qui. Sì, Amatrice, perché sono arrivate 25, ma ancora non sono abitabili. Eccolo, lo vedete, il bar. Eccolo qui, sorge proprio a pochi passi dal vecchio bar, è una casetta di legno che è stata costruita grazie alle donazioni della Confcommercio e del FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Ecco qui l'ingresso, e dentro Alessio è riuscito a portare il vecchio bancone e la vecchia macchina del caffè. Dopo 6 mesi il tuo bar riapre proprio accanto al vecchio bar e sei riuscito tra l'altro a salvare almeno il bancone, questo l'hai salvato? Sì, ma 6 mesi sono stati durissimi, perché stando fermi, quindi non avendo entrate economiche, abbiamo continuato a corrispondere i canoni per poter mantenere, insomma, il possesso, per poter lavorare, avere le autorizzazioni e poi la lotta contro la burocrazia. Siamo contentissimi, in modo che riparte qualcosa, si inizia a muovere qualcosa. A Torrita è rimasto tutto come dopo il terremoto, distruzione e macerie. A parte il bar di Alessio non c'è più nulla, di 80 abitanti ne sono rimasti 10. Vivono in roulotte o in container donati da privati. Delle casette di legno non sanno nulla, né quando arriveranno né quante. E nessuno sa dire neanche quando verranno rimosse le macerie. Dei tempi per la ricostruzione, anche di questo si tace. Un silenzio che qui viene interpretato come abbandono. Stefania Trapani, Sky TG24, Torrita, Amatrice.